Ok, eccomi qui, il vostro Diablotex prontissimo per iniziare un altro gameplay su Warriors Orochi 4 Ultimate, sempre in collaborazione con Koch Media Games, che ringrazio di cuore. Allora, Achille, ragazzi, lo porterò nel prossimo gameplay perché non ho avuto tempo di livellarlo. Nel prossimo gameplay arriverà, quindi ora vi dovete accontentare, insomma, dei tre che vedete qui. Sullo schermo, quindi possiamo continuare perché ora possiamo veramente continuare. Vediamo cosa ne verrà fuori. A tra poco, ragazzi, che ci divertiremo. ここも王林が先んじて抑えたという妖地か。今は妖魔どもが守りを固めておるようだが。妖魔ね。向こうにいる間近くで見ることが多かったが、 面倒な相手には違いないな。ガイア殿、早速オーディンの幻を呼び出してください。奴らがこちらに気づく前にとっとと片付けてしまいましょう。そうね。それじゃ始めるわよ。 これでよしっと。幻は呼び出したわ。 おそらくこの土地のどこかにいるはずよ。大地の記憶を具現化しちゃうなんて、ガイアさんってすごいんだね。それじゃ早くみんなで会いに行こう。いいだろう。全知全能たるこの私が先導。いや待て、この気配はまさか。 太鼓坊殿、背中に虫でも入ったか。それにしても思わせぶりな態度で出鼻をくじかないでもらいたい。<笑>すまない、少々お勘がしてな。何、こちらの話だ。ティコーラは気にしないでくれ。奴が近づいているというのか、 Ok, prontissimi, io sono sono veramente prontissimo, ragazzi, a giustamente ad iniziare questo stage perché ora si deve andare avanti in un modo. Ve l'ho promesso, nel prossimo gameplay porterò Achille. Ho promesso, quindi mi darò da fare per livellarlo. Andate tranquilli, andate veramente tranquilli. Rispetterò la promessa, voi non vi preoccupate, non vi preoccupate. Allora, vediamo un po' qui. Bene, iniziamo. Vabbè, iniziamo questo stage giustamente perché bisogna proseguire con il gioco, no? Bisogna proseguire con il gioco. Non so quanto mancherà ancora, però per me non ci sono problemi perché io mi diverto con questo titolo, quindi non vedo problemi al riguardo. Un attimo, ragazzi, che regolo un attimino l'audio. Bene. Ecco qui. Allora, vediamo un attimino dove si va. Andiamo verso l'alto, sì. Sembrerebbe che, diciamo, la parte migliore dove andare è qui. Però se le porte sono chiuse, quindi dove vado? Ditemi voi, dove vado? Perfetto, ora ho regolato l'audio nel migliore dei modi. Allora, vai, andiamo. Allora, dov'è? Sì, ma non si aprono le porte. Vabbè, aspettiamo che finiscono i classici discorsi, poi si apriranno, eh. Poi si apriranno, credo. Voglio ben sperare. Ecco qui, andiamo.
e andiamo, se no le battaglie come... Non possiamo fare le battaglie se non si aprono le porte. Ok, vediamo. Vediamo un po'. Bene, bene così, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, sì, vai. Ok, siamo un po' tranquilli. Siamo un po' tranquilli qui. Bene, bene, bene. Ci sono un po' di nemici da sconfiggere. Ecco, adesso io mi devo preoccupare prima di eliminare. Sapete, no? Sapete chi, insomma. Sapete chi devo eliminare per primo. E poi posso passare a tutto il resto. E beh, ragazzi. È così, è così. È così. Allora, state tranquilli, state tranquilli. Allora, cosa facciamo? Sì, va bene, dov'è? Dove è andato? Dove è finito? Ah, lui vola, lui fa i salti, lui fa tutto lui, va bene. Va bene, ma va bene, ma figuriamoci. Vai, proviamo anche lui, ragazzi, perché sono dei personaggi che non so, non credo di averli almeno due... Non so, forse non li ho portati mai questi personaggi. Vabbè, comunque andiamo. Andiamo avanti. Poi, se vi ricordate voi, me lo scrivete nei commenti. Se vi ricordate voi, scrivetemelo nei commenti. Però adesso la cosa fondamentale è progredire, andare avanti qui con la missione. Perché sinceramente la vedo abbastanza abbondante come missione. Ok, la vedo veramente molto concreta da portare a termine. Poi... magari non sarà così, ma secondo me ci sarà molto da fare. Vediamo, vediamo. Vediamo. Cosa facciamo? Sì, ok, va bene. Andiamo, vai. Andiamo, weapon, una nuova arma ottenuta che... Chissà che tipo di arma sarà, ragazzi. Io dico chissà. Allora, qui... qui devo distruggere tutti questi boss principali, diciamo, no? E ce ne sono, secondo me ce ne saranno ancora tanti al riguardo. Poi magari sbaglierò, però secondo me ce ne saranno ancora tanti al riguardo. Comunque vediamo, vediamo un attimino. Sì, stai tranquillo che andiamo, Sì, ok, possiamo farcela. Con un po' di fortuna possiamo farcela, Bene così. Ok, ok, ok. Va benissimo, va benissimo. Bene, sì, ok, ok. Sì, ma stiamo un po' tranquilli o no? Stiamo un po' cioè, volete... Mi volete lasciare campo libero? Tanto vincerò io, su questo non c'è dubbio. È inutile che voi insistete, che cercate di... come si dice? Di bloccarmi la strada dove proseguire. Tanto vincerò io, punto e basta. Allora, questo personaggio qui non è che con i suoi attacchi mi fa tanto impazzire, se devo essere sincero, Se devo essere sincero, non è che tanto... Non mi piace granché, però vabbè dai, adesso l'abbiamo portato in questo gameplay, quindi lo teniamo in squadra, ecco, anche nel modo come cammina, ma come cammini? Ma come cammini? Ma si può sapere o no? Allora, vediamo un attimino, vediamo un attimino, sì. Sono tutti qui, ragazzi, sono tutti qui. E sono resistenti, sono abbastanza... O sono resistenti loro... O sono le armi dei miei personaggi che non sono tanto a livello da poter gestire tutto. Vabbè, dai. Vabbè. Va bene. Vediamo un po'. Si aprirà qui la porta, cosa dite? Si aprirà oppure no? Dai, aprite la porta. Dai che devo andare qui, su. Aprite la porta, su. Ho cambiato personaggio in modo che
si ripristina un po' l'energia il personaggio precedente. Vai, allora, io non ho capito perché la porta si aprirà qui, cosa dite? È qui la direzione dove devo andare? Dovrebbe essere da questa parte, quindi arrivano anche da tutte le parti. Qui arrivano, va bene, loro arrivano da tutte le parti, io devo pensare a risolvere il problemino, diciamo. Allora, sì, cosa succede? Ah, ok. Ok, devo andare ad aiutarlo, forse. Io dico forse, poi non so. Diciamo forse. Bene così. Bene, bene così, ragazzi, eh. Ma le porte non si aprono qui, però, eh. Non si aprono. Quindi dove si va? Anche se sono convinto che si aprirà la porta qui, perché... Ah no, non si apre perché ora è cambiato tutto sulla mappa. È cambiato tutto, ragazzi. Tutto è cambiato, vediamo un po'. È cambiato tutto, vabbè, da che parte si va? Andiamo qui? Io nel frattempo sto improvvisando un po' la traiettoria, Bello questo scenario, comunque, devo essere sincero. Uno scenario molto, molto, molto bello, Devo essere sincero. Devo essere molto sincero. Ah, però un attimino. Un attimino. Andiamo qui. Ok, vediamo. Vediamo un attimino il da farsi. Bene, però sono molto resistenti. E sono molto resistenti. E ci vorrà un po' di tempo, ragazzi, qui. Datemi un po' di pazienza. Ci vorrà un po' di tempo. Portatela soprattutto voi la pazienza qui. Anch'io porto molta pazienza con certi nemici, però... Allora, questo stage nuovo, perché mi sembra nuovo, non mi sembra di averlo fatto, perché comunque fa parte della parte Ultimate, quindi... Ok. Allora, sì, state tranquilli, bene. Tranquilli. Andiamo giù qui. Ce n'è da fare, ragazzi. Qui da fare ce n'è tanto. C'è veramente tanto da fare. Ah, è lui che devo... E lui che devo far fuori? No, non so, ce ne sono due, uno, non so, non ho ben capito, non ho veramente ben capito, vediamo un po'. C'è il grifone qui e poi anche il gigante, e vabbè, il ciclope diciamo, no? Vabbè, io vado avanti, io vado dritto per la mia strada perché da fare ce n'è, quindi... Allora, via. Spero di averlo colpito, altrimenti... Ok. Altrimenti, sarebbe stato un attacco... Un po' sprecato, diciamo, no? Vai. Facciamo. Tanto ora si ricarica l'attacco speciale, ragazzi. Tranquilli perché si andrà a ricaricare un po' tutto. E si andrà a ricaricare un po' tutto qui, ragazzi. Veramente tranquilli. Voi state tranquilli. Che al resto ci penso io. Al resto, come sempre, ci penso io. Voi non vi preoccupate. Allora, perché vuoi... Cioè, questo qui vuole sempre che deve scappare, deve andare, deve fare, deve dire... Ma io non lo capisco, ragazzi. Io veramente non riesco a capirlo. Perché devi fuggire ogni volta o provi a fuggire ogni volta? Non è così. Anzi, ora ti faccio anche il super attacco qui e vediamo un po'. Vediamo un po' come ve la cavate. Eh sì. Allora, posso ancora... Bene, bene così, vai. Che ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo. Ora veramente ci divertiamo, ragazzi. E beh, direi che ora ci divertiamo, sì. Bene così. Poi, no, vabbè, c'è ancora da fare. Non è... Secondo me qui siamo a metà della missione. Secondo me siamo a una bella metà di missione, ma non oltre. Non oltre. Allora, sì. State tranquilli.
che io mi sto divertendo, mi sto veramente divertendo come non mai, eh. Come non mai veramente. Allora, sì, cosa dobbiamo fare? Vediamo un po' cosa dobbiamo fare qui, Bene così, dai, su. Però non cedono facilmente questi, Ci sono dei nemici che veramente non cedono facilmente. Vabbè che neanche ero obbligato a distruggerlo, però vabbè. Allora, vediamo un attimino qui ora. Appena appariranno zone nuove principali dove proseguire la missione. Sì, vai, ce la facciamo. Io vado qui nel frattempo, poi se cambia destinazione torno dietro, Tranquilli, tornerò dietro senza problemi. Però l'intuito mi dice vai da questa parte. Vedo una bella mischia, ok, quindi possiamo. Vedo una bella mischia. Vai. Credo di averlo colpito, credo, Sì, tutto a posto, tutto a posto. Ah, ho detto che il mio intuito non mi tradiva, ragazzi. Ho detto io che non mi tradiva. E beh, e allora ditelo, no? Ho detto non mi tradiva, non mi tradisce, punto. È così, vai. Ecco, questo qui è bello resistente. Però tanto ora lo mettiamo tranquillamente nella collezione dei personaggi sconfitti, Tranquilli. Lo metteremo nella collezione dei personaggi sconfitti. Allora, dove si va qui? Ok. State buoni, tranquilli. State un po' tranquilli. Che bello, ragazzi. Che bello. Che bello. Ok. Ecco, lui è andato giù in maniera abbastanza veloce, senza perdere molto tempo, Lui veramente è andato giù senza perdere molto tempo. Però adesso vediamo questo se... lui lo vedo un po' più resistente. Sì, lo vedo un po'. Vediamo un po' di colpire. Ma insomma, gli ho fatto poco e nulla, Gli ho fatto poco e nulla. Veramente gli ho fatto poco e nulla, ragazzi. Però vabbè, dai. Diciamo che va bene. Diciamo che va bene, per dire, poi. Bene così. Ok, andiamo. Ce n'è uno dietro l'altro qui da sconfiggere. Veramente sono uno dietro l'altro, ragazzi. E va bene. E va bene. Se sono uno dietro l'altro, ci accontentiamo. Dai, ci accontentiamo. Sì, ok, dai. Dai che possiamo farcela. Dai che possiamo farcela. Sì, ok, vai. Vamos. Ce l'ho fatta? Diciamo di sì, dai. Diciamo che ce l'ho fatta, dai. Diciamo che è andata bene. Ah, ecco, bene. Bene così. Ah, beh. No, credevo che non era andata bene la situazione. Gli ho detto, ma sono riuscito a colpirlo? Credo, poi vabbè, è andata. Inizialmente non mi sembrava che avevo colpito il mio nemico in maniera concreta, poi invece è andata tutto per il meglio, quindi ok, cos'è? Ah, lui sempre che deve resistere, deve far resistenza, 2 ore per buttarlo giù, ma va bene, anche se ci vogliono 2 ore non c'è problema, sono qui apposta io, posso far durare i gameplay anche 3 ore, ragazzi, figuratevi, anche per 3 ore possiamo andare avanti, no vabbè, non esageriamo. Allora, missione secondo... c'è una sottomissione qui, insomma. Allora, ok, purtroppo questo stage è concluso qui, ragazzi. E dico purtroppo perché... vabbè. Io dico purtroppo, poi è andata così. Poi l'importante è che
sono riuscito a vincere, come si dice, no? Allora. Allora, vediamo un po'. Bene. Bene così. Ora, come sempre, loro dovranno parlare perché non è che possono farne a meno, devono parlare.君と違って私は暇ではないのだ。怒りの混乱を収めたくともその前にやることが山ほどあった。妖精さん、いつも忙しそうにしてるもんね。なのに来てくれて本当助かったよ。そんなことよりまず現状を把握したい。そうだな、君に話を聞くのが早そうだ。 私に、有能な人間を一瞬で見極めるとは偉そうなだけでは、なさそうだな。指名とあれば手短に説明してやらんことがない。なるほど、状況は理解できた。敵の攻撃を退けながら肉体と分離した魂を探し滅ぼすとなると、いささか厄介だな。 でも、妖精さんが力を貸してくれるならとっても心強いよ。いや、まだ君たちと手を組むとは言っていない。まずは君たちが助力するに足るかどうか見極めさせてもらおう。まったく、何様なんだこいつは。太鼓坊殿、あなたのご友人らしき御人はまた随分と面倒な太刀のようだ。 これで先ほどの王冠の正体を分かってもらえたのではないかな。妖精、助力する気がないというなら仕方あるまい。ならば心行くまで見物しているがいい。全知全能の私がことを滞りなく進める様をな。はあ、 妖精さんも太鼓坊さんも相変わらずだな。二人が仲良く力を合わせてくれればいいんだけど。Ok, allora sembrerebbe che diciamo questo stage è andato nel migliore dei modi, quindi vediamo un po'. Prima di avviare il nostro secondo stage al riguardo di questo gameplay. Bene, bene così, vediamo. Vediamo un po' cosa ci sarà da fare. Vediamo un po'. Ah, parlano ancora, quindi a tra poco, ragazzi. アースガルズで起こった最終戦争のことだ。オーディン、お前はそのラグナロクより前からオーディンを知っていたのだろう。奴がユグドラシルを得た経緯についてもっと詳しく教えてくれないか。対抗策を練る手がかりとなるかもしれん。残念だがそれは私も知らない。 ただラグナロクを生き延びたオーディンはそれ以前にさらに冷酷になった。冷酷にか。奴とユグドラシルが結びついたこととと何か関連があるのやもしれんな。しかし新たな情報が増えれば増えるほどに謎は深まっていく一方か。 ことはそう簡単に進まんようだな。ええ。でもいつか必ず知りたい真実に近づけるはずよ。あき。
用地を解放できたおかげで私また元気になれたのよ。次からは幻を呼び出すこと以外でもあなたたちの役に立てると思うわ。期待していてちょうだいね。Un nuovo capitolo disponibile, ragazzi. Un nuovo capitolo disponibile che sinceramente non ci dispiace. Non ci dispiace. Allora, missioni secondarie. Nessuna missione secondaria sbloccata. Quindi si va con un'altra missione primaria. E anche perché sbloccherà anche un personaggio qui. E andiamo. オーディンの魂に迫る決定的な手がかりはまだ得られていなかった。ユグドラシル、そして、ラグナロク。オーディンの秘密を解き明かし、彼の野望を阻止すべく、連合軍は次の用地を目指すのだった。オーディンの幻は呼び出したわ。いつでも調査は始められるけど、 ちょっと気になる情報が入ってきていたのよね。今しばらく待っていてくれ。その件を調べるために先行させた石膏がそろそろ戻ってくるはずなのだが。申し上げます。この先で若い女性が一人、妖魔軍に包囲され窮地に陥っております。女の子が一人で？ ここはオーディンも重要視する用地。アキレウスと同様、異界の歪みに巻き込まれこの地へ迷い込んだのかもしれんな。そして運悪く妖魔どもに目をつけられてしまったというわけか。奴らに取り込まれては後々面倒だ。急ぎ救出に向かうべきだろう。当たり前よ。 女の子が一人で、むさ苦しい妖魔たちに囲まれているなんて、絶対に放っておけないわ。ならば、救出を優先しよう。幻を追うのはそれからだ。妖魔たち相手の救出戦か。まずは、お手並み拝見といこう。 Ok, pronti per questa battaglia? Da come abbiamo insomma visto all'inizio lì di questo stage, sembrerebbe che magari si può sbloccare un personaggio completando questo livello. Poi la mano sul fuoco non ce la metto, però secondo me al 90% sbloccheremo un nuovo personaggio, eh? Quindi vediamo un attimino qui, che poi sarò io a livellarlo giustamente insieme ad Achille. Perché voi, giustamente, volete vedere anche un po' questi personaggi della serie del DLC Ultimate, insomma, ecco. Allora, vediamo un po'. Sì, va bene. Allora, possiamo andare direttamente a destinazione lì, perché è lì che ci viene chiesto di andare subito, in maniera molto, come si dice, veloce, no? Dobbiamo essere veloci, però, sì, veloci sì, ma le porte sono chiuse, quindi dove vado? Eh sì, le porte sono chiuse, ragazzi. Si apriranno mai le porte qui? Si apriranno mai le porte? Vediamo, Allora, sembrerebbe che... Vabbè, facciamo il giro qui, che dovrebbe essere giusto e corretto. Io dico dovrebbe perché... Poi magari c'è qualche porta che mi blocca lì all'entrata, come arrivo? Ah, ok, non puoi fare nulla. Bene. Allora, no, forse qui la cosa la possiamo risolvere. Ai ai ai. Sono andato fuori mira, vediamo un po'. E infatti sono andato un po' fuori. Aspettiamo che si ricarica qui la barra, altrimenti non possiamo distruggere. Bene, vai, andiamo. Ecco, speriamo che... Ok, speriamo che vada bene. È andata benissimo, devo dire. Quindi possiamo ora
possiamo adesso, insomma, andare. Possiamo andare dove ci aspetta la bandierina verde. Da questa parte, magari. Dovrebbe essere da questa parte qui, vediamo, eh. E secondo me le porte per aprirle bisogna distruggere questi due qui. Eh sì, sono loro i responsabili per aprire la porticina, credo, eh. Oppure anche se non serve aprire la porta, comunque i responsabili sono loro. Allora, vediamo. Vediamo un po'. Vediamo un attimino, eh. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Oh, le porte si sono aperte. Va benissimo, va benissimo. E direi che va benissimo così. Almeno andiamo avanti per la nostra strada nel migliore dei modi, come sempre. Come cerco di fare quasi sempre, ragazzi. Cerco di far sempre bene, quindi... Allora, sì. Ora però bisogna... cambiare strada, quindi andiamo qui e poi scendiamo giù, perché secondo me la strada da fare è questa. Eh sì, è questa. Direi proprio che è questa, direi proprio che sia questa. Allora, ah, ok, passiamo sul ponticello qui. Va bene. Passiamo sul ponticello, ragazzi. Passiamo sul ponticello e vediamo un po'. Vai, andiamo con questo super attacco. Andiamo con questo super attacco, eh. Vediamo un attimino che ci siamo quasi, siamo nella fase giusta, direi, eh. Ah, ok, adesso dove si va? Andiamo da questa parte qui. C'è la bandierina verde, sì, però non vedo nemici da affrontare, magari per... Vabbè, andiamo qui. Ah, ok, sono comparsi, va bene. Però non credo che sia qui la direzione. Ah, no, è qui, va bene. È apparso così all'improvviso, va benissimo, lui appare così all'improvviso e noi dobbiamo giustamente distruggerlo, va bene? Poi a distruggerlo ci pensiamo noi. A distruggerlo ci pensiamo noi. Vai. Vai così, vai. Andiamo. Andiamo. Ce la possiamo fare? È andato, com'è? Com'è qui la situation? Vediamo un po'. Ok. Allora, qui la strada sembrerebbe chiusa perché si vede proprio che c'è un divieto che... Ah no, è scomparso il divieto, bene. Come ho detto, c'è un divieto, all'improvviso lui scompare. Se fosse sempre così, le missioni andrebbero in maniera più concreta, corretta e nel modo giusto. Però... Vediamo un po' chi troviamo qui. Ok. Ah, però io devo andarli giù, eh. Devo andare lì, ragazzi, sì. Vabbè che mi verrà anche lui incontro. Figuratevi se mi lascia... se mi lascerà stare, no? Ma no, ma non pensiamoci minimamente, ragazzi. Ora arriverà anche lui contro... contro di me, starà per arrivare, ma tranquillamente, tranquillamente. Allora, io innanzitutto distruggo questi due balordi e poi vado lì dove indica la missione principale. Non vi preoccupate, voi non vi preoccupate. Voi non vi preoccupate. Bene. Cosa devi fare? Cosa devi fare? Me lo dici? Bene così. E ora andiamo, prendiamo la nostra direzione, fantomatica direzione, quella che ci porterà, non credo, alla fine del livello, perché
Non credo, sinceramente. Sinceramente, non credo. Però, secondo me, siamo a buon punto per andare ad affrontare il boss finale del di questa di questo stage, diciamo. Ecco, scusatemi. Vai, ora vediamo se riesco a... Vai, facciamo questo attacco qui. Visto che ho mancato con quell'attacco lì, facciamo questo, tanto poi l'attacco qui si ricarica, si ripristina tutto, ragazzi. Non vi preoccupate, perché si ripristina tutto. Allora, dobbiamo ripristinare un po'. Dobbiamo far ricaricare un po' la barra, il cerchio giallo lì, ok? Lì si deve ripristinare abbastanza, ok? Vediamo. Bene, 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 bene. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Allora, vediamo un attimino. Ullala, ci siamo. Ci siamo, anche se non sono al momento riuscito a ricaricare la barra, cioè il cerchio, quello giallo lì. Però vabbè, dai, alla fine secondo me riusciremo ugualmente nell'impresa di battere il boss. Non so se siamo alla fine del livello. Potrebbe anche essere a questo punto. Potrebbe tranquillamente anche essere, ragazzi. Vediamo, tanto. Anche se, non so, sono un po'... Non sono certo che sia il boss finale. Non sono certo. Vediamo un po'. Colpito? Non so. Ah, ok. Ci ha messo, diciamo, un po' di tempo ad atterrare. Non tornava più giù, ma va bene così, comunque. Va bene così. Andiamo, sì, dai, che credevo sarebbe stato un po' più complesso, invece, e invece va tutto per bene, va tutto liscio come l'olio, diciamo. Però attenzione, checkpoint, quindi non credo sia finita la missione. Attenzione, perché c'è un checkpoint. Vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Andiamo in questa direzione, ragazzi. Tanto sembrerebbe che la missione non sia ancora conclusa, quindi... Tanto vale improvvisare, no? Per ora ah, ok, ora è il giro un po'... Qui ora diciamo che il giro da fare è un po'... Ci vuole un po' di tempo, eh. Credo che ci vuole un po' di tempo. Anzi, io addirittura inizierei ad avviarmi per la mia destinazione. Dove si esce qui? Vediamo un po'. No, qui si torna... No, non va bene. Ma qui è tutto blindato, quindi... Bisogna fare il giro lungo, ragazzi. Credo proprio di sì, eh. Però siamo al galoppo, quindi non ci vuole molto, ecco. Al galoppo non credo ci voglia molto, ragazzi. Voi portate solo un po' di pazienza, che poi al resto ci penso io. Al resto ci penserò io, eh. Ok, qui sembrerebbe che le porte siano aperte. Ok, andiamo verso... Allora, andiamo... Andiamo di qua, vai. Tanto una strada vale l'altra. L'importante è che non sono strade bloccate, altrimenti... devo rifare tutto da capo. Allora... Andiamo qui. Ecco, ora stiamo andando
per la direzione giusta. E ora stiamo andando per la direzione giusta. Però qui è blindato. E come si aprirà mai qui? Non lo so, non lo so. Allora, torniamo dietro. Che devo fare, ragazzi? Cosa devo fare? Vediamo se magari bisogna... lì dove ci sono i miei soldati, i miei amici soldati. Vediamo se bisogna magari ripulire questa zona e poi... si aprirà magari la porta lì. Vediamo un po'. Qualcosa bisogna inventarsi ora. Qualcosa ora bisognerà inventarsi, Bene, dove si va ora? Andiamo ad aiutare l'altra flotta che è di lì. Proviamo. Proviamo ad aiutare l'altra flotta, ragazzi. Proviamo ad aiutare l'altra flotta, eh sì. Vediamo un po'. Eccoci qui, tanto sembrerebbe che... bisogna aiutare anche da questa parte, quindi vediamo. Bisogna anche qui agire, insomma. Sto pensando dove potrebbe essere la direzione giusta. Cioè, lì mi indica, vabbè, la bandierina verde, però le porte sono chiuse, quindi cosa ne so adesso io? Cosa posso saperne? Allora, aiutiamo... i miei soldati, la mia armata, ok? Aiutiamoli. Aiutiamoli e via. Vediamo un po'. Ok, adesso sembrerebbe che... sembrerebbe che ora forse... la porta potrebbe essere aperta, perché la bandierina è scomparsa, è comparso il bersaglio del nemico principale, quindi... vediamo un po', Speriamo sia così, ragazzi, io voglio ben sperare che sia in questo modo. No, no, ok, la porta adesso è aperta, possiamo andare... passiamo qui, sembrerebbe che la strada ora sia... spianata, no? Che possiamo andare in maniera subito veloce e via. Vediamo un po'. Allora. Credo che ora ci siamo, ragazzi. E sia, credo che ci sarà anche la battaglia finale qui, Credo senza problemi che siamo nella battaglia finale, sì. Allora, come la mettiamo ora? Vai, due giganti. Andiamo subito a colpire nel modo giusto. E anche in maniera pesante e concreta, vai. Abbiamo fatto subito un bordello, va bene. Abbiamo tirato su un bordello, ecco Dino. Ma bisognerà affrontarlo? Non so, sinceramente. Sinceramente non so, ragazzi. Vediamo un po'. Secondo me scomparirà, Ho l'impressione che scomparirà. Sembrerebbe che ci lasci giocare ancora, quindi... così sembrerebbe.
mi date la giusta traiettoria, grazie. Allora, lì sembrerebbe che appaiono un po'. Vediamo, io sinceramente il mio obiettivo ora sarebbe far ricaricare la sfera gialla, perché non so più avanti cosa, che boss fight posso trovare, se mai ci sarà, non so che avversario posso trovare, però. Dove andiamo? Andiamo di qua? Andiamo da questa parte? Vediamo un attimino. Che bordello qui. Vabbè, dai, andiamo con un attacco un po' devastante per togliere qualcuno di mezzo, altrimenti non se ne esce fuori, eh. Altrimenti non se ne esce fuori qui. Altrimenti veramente non ne usciamo fuori, eh. Speriamo ragazzi. Allora, vediamo un po'. Che bello. Che bello, vediamo, eh. Allora, vediamo un po'. Ok, io posso andare via perché, da come vedo, qui ho sistemato tutto. Vado a sistemare dall'altro lato prima che magari qualche mio soldato finisce in un modo che io sinceramente non vorrei, no? Quindi andiamo ad aiutarlo in maniera veloce proprio. Ecco qui. Ci sono molti nemici qui da affrontare, ragazzi. Ne sono molti, sì. Ne sono veramente tanti, speriamo che riusciamo ad affrontarli tutti. E poi bisognerà andare lì. E questo stage, diciamo che è abbastanza lunghino da fare, eh? Non ci vuole poco, sinceramente non ci vuole poi così poco. Ma va bene, non c'è problema, non c'è veramente problema. Allora, cosa facciamo? Sì, andiamo dove? Andiamo giù? Andiamo dove indica la bandierina verde, ragazzi? Non so, sinceramente non saprei. Vediamo. Bene così. Allora, cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo avanti con la missione. Ok, sì, va bene. Possiamo farcela, insomma. Allora, andiamo qui. Ok, ora ci sarà un... Non dico da ridere, però... ci divertiamo, dai. Level up, la cosa mi piace molto.
Ogni volta che leggo level up, ragazzi, la cosa mi piace. Allora, cosa facciamo? Dove sono? È lui che dobbiamo distruggere. Vediamo un po', perché sinceramente non è che si capisce molto, eh. Andiamo dove c'è la bandiera verde, qui. Ma finirà qui? Ecco, sì, potrebbe essere l'ultima. Sì, potrebbe essere. Vai. Proviamo ad attaccarlo subito in maniera concreta, ragazzi. Proviamo ad attaccarlo subito in modo che cerchiamo di togliere più energia possibile. Dobbiamo passare all'attacco, ma in maniera veramente devastante. Vai, andiamo. Senza pietà proprio, ragazzi. Senza pietà, vediamo un po'. Senza pietà, andiamo. Bene. E la missione si conclude. E beh, era plausibile però, ragazzi, perché è durata abbastanza, eh. È durata abbastanza questa missione, devo dire. E siamo tutti più contenti. E siamo tutti più contenti, ok? Vai. Siamo tutti più contenti. Victory, ma ora i nostri protagonisti dovranno parlare un po'. イングランド軍と戦っていたはずが気づいた時には謎の軍に取り囲まれていて教えてください。一体ここはどこなのですか。そして何が起こっているのでしょう。やはり一通りの説明が必要か。かいつまんで話すとだな。オーディンが 全ての世界を滅ぼそうとしているだなんて。そんなことになれば私の祖国も。皆さんお願いします。私も一緒に戦わせてください。歓迎する。こんな状況だ。戦力は一人でも多い方がいい。それにどうやらジャンヌは 普通の女の子ではないみたいだし。力を貸してもらえると私たちも助かるわ。よかった。全ての世界を救うために私この怒りでも戦い抜いてみせます。窮地を切り抜け新たな情報と仲間を得たか。 Ok, ragazzi, personaggio già sbloccato, come era prevedibile. Ok, vabbè, il grado C non mi interessa. Il grado missione sinceramente non mi interessa al riguardo per adesso. Vediamo un po'. Elimino un po' di armi che tanto non userò, ragazzi. Bene, andiamo avanti, vediamo come proseguire. Vediamo un po' come proseguire. Allora, vediamo. Ah, parlano ancora loro. Va bene, facciamoli parlare. わが身ですら差し出すというやつか。ロキ、お前に心当たりはないのか。思い当たるとすれば、オーディンの目のことだ。かつて
ある泉の水を飲むことでオーディンは強大な力を手に入れた。そしてその代償として片目を手放したんだ。目的のためならばたとえ己の一部であっても躊躇なく差し出す。彼はそういう男だよ。なるほど。しかし幻の言葉によればオーディンはこれから先もずっと何かを継続的に差し出すつもりのようだ。目以外にも差し出しているものがあるということか。もしやそれは。報告、こちらに向かっていたお味方の別動隊が敵の襲撃を受けたとのこと。孤立した者たちが救援を求めています。やはり敵も動き出したか。そろそろこちらの動きに感づく頃だとは思っていたが、味方を捨ておくわけにもいくまい。急ぎ救援に向かうぞ。紹介のおっちゃん、遊ぼ。ナナ、今日は何して遊ぶ？かくれんぼ？鬼ごっこ？ちょっと待った！紹介は俺様と遊ぶ約束をしてんだよ。子供はあっちに行ってな。シッシッ。悟空班こそどっか行ってんや。見てみ、紹介のおっちゃんごっつにらんどるで。ああそうだな、お前に付き合うのがうんざりって顔だ。紹介が気の毒で仕方がないね。なんやて悟空班、それは聞き捨てならへん。ちょっと向こうで話し合おうか。まったく、何なんだあいつらは。なぜ英才の誉れ高きこの私が猿と子供にまとわりつかれねばならんのだ。それもこれも芝生殿のせいだ。官庁などという役回りを私に押し付けて、私は選ばれた人間、どうやったって目立つだろうが。はあ、私はいつまでここにいればいいのだ。Ok, credo che da come vedo sono state sbloccate missioni secondarie e infatti sempre al capitolo, sempre riguardante il capitolo 5 che però noi andremo a fare giustamente più avanti, perché ora chiuderemo qui il gameplay ragazzi. Quindi io vi ringrazio di cuore a tutti, come sempre il vostro Diablotex vi saluta, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Un saluto a tutti da parte del vostro Diablotex, vi ringrazio di cuore a tutti, un ringraziamento di cuore anche a Coach Media Games per avermi dato la possibilità di portare questo bellissimo gioco sul mio canale YouTube. Tranquilli, perché andremo avanti ancora per molto, secondo me ragazzi, secondo me ci sarà ancora tanto da fare. Ciao a tutti e nel prossimo gameplay promesso arriverà Achille. Ciao.